Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News. Venerdì 5 luglio a Cornier ci sarà un evento, la sua prima edizione, che si intitola Restate in via Torino a Cornier, organizzato dall'Associazione Attività del Commercio, sempre molto attivo in Cornier, e ne parliamo oggi con Maurizio Scafidi, Neala Peretti e Maria Teresa Passera. Benvenuti. Grazie. Maurizio, una prima edizione di un evento quindi nuovo che si terrà in via Torino. Sì, continuiamo con i nuovi eventi a Cornier. Questo è il primo evento in via Torino, dopo aver fatto l'evento in questa primavera nel centro storico. Stiamo cercando di fare degli eventi nelle zone per riuscire a crescere e poi provare a fare un evento più grande, più là nel tempo, quando tutti quanti avranno fatto le loro prove e saranno pronti per fare queste grandi manifestazioni. Ricordiamo solo una cosa importante, che non è una notte bianca, non vogliamo copiare niente a nessuno, non è una notte di saldi, capita in questa data, ma è la festa di Via Torino, una festa organizzata in collaborazione con noi, Associazione Commercio e Attività, con i commercianti di Via Torino che si sono prestati con noi a cercare di creare questo evento. È già un paio di mesi che lavoriamo su questa cosa. Come primo evento sarà da vedere, qualcosa potrebbe non essere fatta in maniera eccezionale, ma fa parte del primo evento. Però io sono molto fiducioso perché le persone che ho con me sono già, diciamo così, molto preparate a cercare di non sbagliare le cose. E i commercianti abbiamo visto che hanno cercato di mettersi a disposizione per quello che abbiamo chiesto. Quindi, fatta questa specifica che per me andava fatta per non confondere le varie feste, le varie situazioni, io vi chiedo di intervenire a questa festa per farla riuscire per tutte le persone che hanno lavorato per crearla. E ci sarà un po' di tutto, sarà una festa per divertirsi per 4 ore, 4 ore e mezza. E certamente l'Associazione dei Commercianti finisce questa festa qui, il giorno dopo lavora già per gli altri eventi, perché da qui a fine anno abbiamo un calendario ancora molto intenso, ci sono ancora 4 eventi da organizzare e non sarà per nulla facile. Ma certamente che io rendo grazie a quello che ho con me, con le mie signore, come le chiamo io, che loro mi si prestano a ogni tipo di richiesta di lavoro, sono sempre pronte a fare qualsiasi lavoro manuale per creare qualsiasi cosa bella, e quindi li ringrazio in prima persona e questa volta ringrazio i commercianti di via Torino. Grazie. Sì, quindi una festa della via che è un po' preannuncia quella che potrebbe poi diventare un evento molto più grande e più ampio in Cornier. I commercianti di via Torino quindi si prestano e sono ben entusiasti di poter organizzare. Diciamo che abbiamo avuto un ottimo riscontro perché ci hanno aiutati e supportati in tutte le maniere e ringraziamo per questo, perché non era così scontato. Quello che cerchiamo di fare è di fare un grosso abbraccio alla città con una condivisione di cena, di apericena, di dopocena. Può essere aperto a tantissime cose. Ci saranno, naturalmente l'entrata è comunque libera, aperta a tutti, dopodiché ci saranno dei punti gialli, dove ci saranno posizionate delle casse, si può scegliere la degustazione enogastronomica che si può fare, noi daremo un biglietto, questo biglietto si porterà ai gazebi, abbiamo 7 punti di distribuzione nella via, e in questo gazebo sarà dato quello per cui tu hai acquistato, certo, la cosa. Sì, via Torino poi è lunga, quindi 7 punti va a coprire la partita. Sì, 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 ci sarà da muoversi, non è una cosa molto stabile, non saranno serviti, comunque ci sarà da muoversi, ma anche perché abbiamo cercato di fare anche l'intrattenimento, tutto in movimento, e quindi ci sarà una bella cosa nuova, speriamo, che venga apprezzata. Certo.
Poi oltre, vabbè, quelle che sono le degustazioni, quindi la cena, ci saranno anche i trattamenti. Certo, certo, sì, c'è musica, ci sono delle sorprese. Ok, quelle non si possono dire, non si possono dire. Viverle sul posto al momento. E poi ci saranno anche dei balli, degli intrattenimenti così, e dei divertimenti per i bambini, e quindi ci saranno dei clown, ci sono addirittura i vigili del fuoco che hanno prestato i loro mezzi, quindi li faranno scoprire quello che è il loro lavoro, certo, certo, certo. Speriamo che vada bene. Sì, sicuramente. Quindi l'associazione Attività e Commercio di Cornea è molto attiva, però i commercianti di corneatesi sono comunque disponibili, vanno comunque dietro l'associazione. Non tutti, vabbè, c'è sempre, però la maggior parte. Ho dimenticato di dire, scusa, che naturalmente i negozi sono tutti aperti, aspettano a braccia aperte le persone che arrivino. Certo, certo. Importante. Un'altra cosa, comunque, si può venire, cioè l'entrata è libera, non è che uno debba pagare per entrare, si paga solo quello che uno vuole mangiare in quel momento. Sarà una grande festa, c'è bisogno di gioia, c'è bisogno di appunto, festività, e quindi noi cerchiamo di darlo nel miglior modo possibile. Ci sarà anche un addobbo che faremo per tutta la via, quindi anche dei colori estivi, diciamo che puntiamo, se è possibile, come nella manifestazione della primavera, puntiamo molto anche su quello che è il bello. Ecco, certo. Diciamo così, non è solo la classica festa così, però ci saranno anche dei punti carini da vedere, cioè il fatto di creare gioia più che altro. Certo, perché è giusto che arriva. Noi poi ci crediamo, noi ci crediamo in quello che facciamo, senza quindi dubbio. Siamo in pochi, ma penso buoni, giusto? Che ci credete non c'è dubbio, perché comunque è impegnativo organizzare un qualsiasi evento, quindi no, voglio dire... Cioè, no, poi l'avevamo promessa, perché quando siamo venuti per la primavera abbiamo detto che ci sarebbe poi stata una sorpresa per l'estate. Sì, è vero. E quindi abbiamo mantenuto la promessa. È vero, l'avete annunciato anche ai nostri microfoni, quindi... Portiamo avanti i programmi che... Sì. Ce la facciamo. Vedo che Maurizio sta per intervenire, non sa bene, dici tutto. No, per ricordare solo che noi cominciamo alle 19. La festa comincia alle 19 e finirà in serata. Tarda serata. Quindi ricordiamo che siamo chiusi in via Torino all'altezza del cinema e all'altezza della rotonda per l'ingresso del supermercato. Ok. Quindi quest'area è quella chiusa di via Torino. Certo. Quindi il resto di via Torino è percorribile, abbiamo cercato di non creare molti danni, perché chiudendo la strada per la preparazione, qualche oretta prima chiuderemo, quindi, però abbiamo cercato di mantenere, non abbiamo invaso tanto il terreno a nessuno, diciamo così, siamo rimasti lì. E quindi dalle 7 cominciamo e vediamo un po'. Come tutte le volte io mi lancio sempre dicendo, probabilmente siamo sicuri che il tempo è bello. Cruciamo le dita, tocchiamo ferro. Io la butti come l'altra volta. Le nostre responsabilità, ma me le prendo. Siamo sicuri che il tempo ci darà una mano e riusciremo a fare questa bella festa. Certamente vogliamo dire che è la prima, quindi chiediamo a tutti quanti di intervenire e al massimo dirci qualcosa per migliorarla, ma diteci di rifarla, se va bene. È perché quello che noi vorremmo sentire di dirci. Certo, perché è importante. Abbiamo fatto un grande sforzo come associazione commercianti nel paese di Cornier per creare sempre qualcosa di nuovo. E vi possiamo dire che l'impegno è diventato importante. Cioè le riunioni qui si diventano quasi più a passare tempo tra di noi che forse con le famiglie. Sì. Quindi, sì, è vero, le persone non pensano mai a tutto il lavoro che c'è dietro, a tutto l'impegno e a sacrificio e rischi che uno corre per organizzare. Io ho un rimborso di scarpe per Leala, perché dice che ha consumato tutto il mese su e giù per via Torino. Lo credo. Mi ha messo in conto un paio di scarpe. Non mi, come minimo. Devo in qualche maniera rimborsarle. Come minimo. Se c'è la collaborazione,
a chi le piace ovviamente organizzare, se c'è la collaborazione di tutti è anche bello farlo, ovvio che la sera sei stanco eccetera, però si fa volentieri. Sì. Alla fine si crea anche il gruppo, si creano anche delle amicizie, esatto. E quello è importante. Sì, 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 perché comunque lavorare già insieme per un obiettivo comune unisce, quindi... Certo. Si riesce anche tra di loro. E questo è quasi miracolo, direi, perché in qualsiasi comune è la cosa più difficile da fare. Ma penso che tutti abbiano gli stessi problemi, sì, poi alla fine, alla fine è così per tutti. Quindi. Penso che vale uguale. Allora. Poi io penso che quando si fa una manifestazione da qualsiasi parte, dalla più piccola alla più grande, bisognerebbe proprio imparare... possibilmente a non criticare, perché dietro c'è sempre un gran lavoro. È vero. Dalla più piccola alla più grande. Certo. E quindi sarebbe utile dare dei suggerimenti che pagano la pena, certo, per migliorare. Un gran lavoro fatto da persone che sono volontarie. Ah beh, certo. Che non lo fanno per vivere, certo, quindi cioè, a maggior ragione, certo, dire. Certo. Ma per tutti, intendiamoci, sì, non sì, solo sì, per Polinia, certo. Io parlo per tutti quanti. Sì, 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 sì. È così. Quindi venerdì 5 luglio dalle 19 in via Torino, punti gialli, 7 gazebi, sto facendo un riassunto, però adesso ho capito tutto, ok, si possono quindi acquistare quelli che sono diciamo i ticket per ordinare quello che certo, si vuole mangiare, mm-hmm, giusto? E ritirare... Scusa, forse abbiamo dimenticato ancora una cosa, okay, che poi però il mangiare si mangerà tutti in centro strada. E quello mi ero perso, infatti stavo arrivando lì. Sì, perché noi apparecchieremo questi tavoli in modo grazioso, possibilmente, e quindi anche lì sarà una grande festa. Sì, in sì, più le varie sorprese che ci saranno. Certo. No, una bella festa che unisce con tavolate. Sì. Uno prende il mangiare. Quello che vorremmo creare. Un insieme di persone che condividono, certo, un picnic di tutti, insomma. Bello, poi intrattenimenti, sorprese, giochi per i bambini, sì, un flash mob, fa parte della sorpresa. Quella è sorpresa. È la sorpresa, quindi all'improvviso non si sa in quale momento arriverà. Che cosa succederà, che cosa succederà. Okay. Quindi invitiamo tutti a venire. Certo. In più. Vogliamo aggiungere qualcosa sulla strada, sulla vostra attività, diciamo che tutto quello che abbiamo raccontato è frutto di un lavoro dietro che è durato già più di 4 mesi, varie scelte, varie situazioni che abbiamo dovuto vagliare, vedere. Certo. Quest'idea di mettere questi tavoli in mezzo alla via è stata una cosa dall'inizio che abbiamo perseguito per cercare di avere questa comunità. Bella. Che si ritrova tutti insieme, perché tanto alla fine è quello che dobbiamo, certo, cercare di avere, che un paese che si unisca, esatto, che i commercianti vedano delle persone che in quel momento lì abbiano da stare insieme e condividere queste 2 o 3 ore di festa e di gioia. In questi punti, in questi 7 punti, ricordo che abbiamo antipasti, della pasta fredda, uh-huh, abbiamo una pizza fritta, abbiamo un hamburger, il gelato, abbiamo un tagliere di salumi con formaggi, abbiamo della frutta, e abbiamo anche delle piadine particolari in un altro punto vendita. Non vi dico i punti vendita, voi poi scoprite chi è che fa le cose. Certo, quindi poi si immaginano già. E in più abbiamo ogni punto vendita, abbiamo 4 punti per la birra, che sarà penso che sia la cosa più gettonata, abbiamo il vino, abbiamo queste varie cose che noi distribuiamo. Certo. Abbiamo anche il caffè freddo, abbiamo creato un po' per tutti. Sì, anche sì, chi arriva a trovarci dopo che ha fatto cena, perché ha dovuto fare da qualche altra parte, ogni fare festa con noi, c'è anche altro dopo. Abbiamo cocktail e tutto il resto. Della buona sangria. Anche sangria. Quindi non manca niente, bello. Fantastico. Degli antipasti. Soprattutto bisogna contare, ci sarà molta qualità su quello che verrà dato. Sì, quello è importante. Questo è importantissimo, bisogna sottolinearlo, perché veramente questi commercianti si sono dati da fare e hanno scelto anche perché cose. Essendo una prima edizione è difficile anche quantificare quante persone arrivano, quindi quante porzioni bisogna preparare. Sì. È stata una cosa un po' però complicata. Sono stati disponibilissimi. Bene. Anzi, con gioia anche.
Bella, fa piacere. Sì, fa piacere appunto che i commercianti siano contenti di organizzare, cioè di partecipare all'organizzazione di una cosa del genere. È importante che riconoscano quindi quello che è il lavoro dell'associazione e quello che si mette. E la gente lo capirà, comunque arrivando vedrà questo clima di festa e di unione, e sicuramente avrà successo. Migliorare c'è sempre tempo. Grazie, sì, sì, certo. Sì, l'unica cosa che volevo solo ricordare, che forse l'ho detto in prima battuta, i commercianti di Via Torino hanno partecipato alle spese, quindi sono anche autofinanziati. E è chiaro che non c'è stato aiuto di nessun altro che non tra Trinone. Certo. Quindi anche questa è una cosa importante. Perché si passa purtroppo da lì, ormai ultimamente abbiamo sempre delle risposte a livello economico molto simili, certo. Non ce n'è, e non c'è. Quindi, però significativo del fatto che credo in questo evento, se si sono autotassati, certo. Sì, ma credono nel programma, hanno creduto nel nostro programma, sì, in quello che le abbiamo presentato. Quindi. Sì, ma poi abbiamo fatto una cosa anche legata all'ambiente, abbiamo comprato tutto il materiale che tutto biologicamente non abbiamo piatti che influiscano sulla cronologia. Certo. Quindi diciamo che tutti gli aspetti per essere considerata una cosa fatta in una certa classifica di giusto ce l'abbiamo. Quindi certo, non abbiamo badato forse su qualcosa, abbiamo dato le spese, ma va bene così. Va bene così. Quindi non resta che lanciare un appello? Sì, grande appello. Vi aspettiamo a braccia aperte, venite numerosissimi, che non sarete delusi. Che noi siamo tutti belli e simpatici qui. È vero, e questo lo possono vedere. No, veramente sarà una gioia, sarà un divertimento, quindi penso che tutti abbiamo bisogno di questo. Sì. L'appello è ai cornetelli che vengano a trovarci e chi non è di Cornier. Che ben accetto che venga a vedere che anche Cornier ha delle feste che possono diventare punti di ritrovo annuali. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Quindi venerdì 5 luglio dalle 19 a Cornier, restate in via Torino. Mi raccomando, non mancate, vi piacerà, vi divertirete molto. E continuate a seguire BTV News. Buon proseguimento.